Buongiorno, buona domenica a tutti, settimana numero 10, giornata 10 in Bronze League, che parte con la sfida PDA 6 punti contro Red Bulls, quota 13. Red Bulls sono la quarta forza del campionato e PDA in questo momento sono ben la settima. Sergio, scatta su. Ma il risultato è 3-2 PDA, come si dice l'Anna. Ascolta. 3-2 il risultato per dunque i PDA hanno segnato per i Red Bulls l'Anna. E ancora angolo. E Guarino? Sì. Segnato... Ma chi è? No, no, è Sergio. Sergio Guarino, il gol del gol di Guarino, capocannoniere tra l'altro della Bronze League per la formazione di PDA. Questo momento in vantaggio per 3-2 hanno segnato D'Alessio, Russo e forse Genovese per il 3-2. Occhio, colpo di testa, palo ancora D'Alessio, Tavassi. Mannala, butta via. Informazioni. Allora, i Red Bulls con Tavassi, Mele, Buttino, Mannala, Minieri con Dario. C'è ancora Minucci a centrocampo con Minieri, in avanti c'è Sergio Guarino, capocannoniere della Bronze League, fuori c'è l'Anna, c'è anche Marco Collaro stesso con un sirenetto. I PDA, e noi andiamo da mister Sabatino, che questa settimana è diventato scopritore di talenti perché tanti tanti ragazzi non c'erano questa mattina, c'è sempre Ciceranno tra i pali. Difesa 2 con Cecere e Graniero. Intanto Guarino sbaglia. Allora Cecere, Paone, Russo a centrocampo. No, Graniero, scusami. A centrocampo c'è Russo, Cuffaro, giusto? Più D'Alessio. C'è Genovese a dar man forte alla squadra di PDA. Ricca, che è appena uscito. Ma no, graffiato, hai le unghissime. Sergio, fatti vedere. Occhio perché Guarino col destro. Palla fuori, ragazzi, siamo a un'ora dal derby. Un'ora. Vai Sergio. Occhio Guarino, Murato. Unica partita rinviata del girone bronzi, questa 10ª giornata sarà una delle grandi sfide PSG accidenti. Praticamente la prima contro la seconda verrà rimandata. Si giocheranno 3 partite su 4 per il secondo weekend su 10. Abbiamo sempre giocato tutte le partite qui in Bronze League. Qui Genovese, Tavassi. Qui Genovese sbuccia al sinistro. Ancora lui. Appoggia dietro a Russo, una delle vecchie glorie dello Sbordone League. Si ricorda presenze sia nello Shakhtar Patrick, poi anche negli Hammers. Russo, la squadra di Pulcrano, ha giocato anche in leghe superiori. Oh, Frank Pietro. Visse come l'hai sgamato sto Russo? Sta a scuola con me. Ah sì? Lui è Dani. Minieri, lo spunto, c'è fallo. Va Mannala, sinistro, Cicerano e poi alza le stelle. Minucci, 3-2 PDA risultato. PDA, tante le assenze, non c'è il bomber D'Agostinis, non c'è Paone, il regista di centrocampo, poi manca anche il capitano Taglialatela, Cirillo, ma comunque il risultato, il parziale è di vantaggio per i PDA, nonostante assenze abbastanza pesanti. Cicerano la salva. Sono arrivato qua e mi sono accorto che tu non c'è. Ho detto vabbè, ma porco quel dio. E la palla in rete, Genovese 4-2. E il primo tempo si conclude con un clamoroso vantaggio PDA. Parte la ripresa, 3-2 PDA sui Red, anzi 4-2 PDA sui Red Bulls. Qui ha salvato Cicerano in apertura di questo secondo tempo. Mele con le mani, vediamo se i Red Bulls sceneranno una reazione, che deve esserci perché i Red Bulls si contendevano il titolo della Bronze League fino alla sesta giornata, poi da quel secondo tempo contro i Wimbledon si è capito più nulla.
E Tomassi ne fa un'altra, attenzione D'Alessio. Ancora lui, come il quarto gol è passato per sotto. 5 reti a 2 PDA Valanga in questo momento. Palla alta, colpo di testa, rete! Genovese, no, non è vero. Si è segnato Minucci, è lui. Parte Russo, uno schema. D'Alessio, vai Anto. Russo, attenzione, dobbiamo fare una cosa. Occhio! Per ventaccio, che cartellini, può volare anche un russo, vediamo. Russo, giallo. Palla dentro di Lanna, sbuca sul primo Guarino. 5-3 risultato, buttino col destro! Russo, qui sbaglia, usa un campanile. È arrivata anche la squadra degli imbroglioni, eccoli là. I Galacticos. La Juve della Bronze League. Madonna, che parata. Qui gran parata. Dici, ce l'hanno su Minucci. Cosa vuoi, Anto? Sì. Occhio ancora Minucci. Col tacco l'assist a Russo. Russo col destro, Tavassi, Russo, Tavassi! Tavassi! Cosa ha preso? Mamma mia. Palla dentro ancora, si stacca D'Alessio. Vediamo un po' ancora lui, occhio al taglio di Russo, palla dentro. Mele in copertura. Occhio qua, rimpallo. Buttino allontana, forse c'era un fallo, si continua. Guarino, la rinvia in avanti, ancora Cicere. Buttino! Attenzione, Buttino che con i Red Bulls gioca sempre un bel calcio! Ancora Russo, pallone verso Genovese col destro! Minucci, colpo di testa. Non è rinviato ancora lungo da Ricca. Bello il triangolo, Guarino col destro deviato, palla che danza sulla linea. Ancora palla dentro, saltano un po' tutti, Cicerano il più alto. Manna là, direttamente a Tavassi. Guarino, gran numero, Guarino, calcio d'angolo. Palla ancora dentro. Salta Cicere. Poi il pallone meraviglioso di Genovese. D'Alessio apre troppo. Russo. D'Alessio! Palla in buca d'angolo. Gol meraviglioso del nuovo acquisto di PDA. Ora a più 3. 6-3 risultato per i PDA. Che provano a centrare la seconda vittoria sul campo. La terza stagionale. Prova al sinistro Tavassi in due tempi. Occhio D'Alessio, Tavassi, c'è punizione. Russo, Russo, salta il portiere, rete ancora. Fantastico PDA negli abissi più profondi. La formazione dei Red Bulls. Dopo questo, tanto Cicerano, dopo quel secondo tempo con i Wimbledon, dove da 5-1 è finita 5-4 quella partita per i Red Bull, sono arrivate due sconfitte consecutive e a quanto pare forse arriverà anche la terza. Brutto periodo per la formazione di Mele. Al volo Guarino, lo specchio della condizione della formazione rosso bianca o bianco rossa, fate voi. Manna là, prova giro, palla fuori. Ancora Russo, palla dentro. Buttino copre in calcio d'angolo. Ancora PDA. Genovese, carica al destro. Calcio d'angolo. Salta Russo. Che ha segnato? Non ho visto. Guarino, va bene. Poi di testa spizzato. Non è mai entrato in possesso del pallone il portiere. Si lamentano di un fallo su Cicerano. 7-4 risultato, ha segnato Guarino. Ma abbiamo trovato un oggetto contro un dente. No, è di Giovanni Mele. Però non mi piace.
piace. Allora, da parte dello staff. Con le mani, Mile. Minieri. Anzi, Lanna, scusate, ancora Lanna, prova il destro! Fantastico, Lanna! Russo, scavetto! Smanacciato l'angolo! Mi ha preso salto alle 4. Palla nello spazio, salta col laterale. Sinistro, mette fuori Cicere. Avanzano i Red Bulls. Lanna, Minieri, ancora Lanna. Palla dentro. Lanna, tocco fuori. Salva tutto Cicerano. Non lo fate lanciare. Occhio a questo pallone che taglia il campo verso Genovese. Buono il controllo di Lanna. Viene qua. Prova lui. E poi Guarino, porta vuota, destro secco, ancora Guarino, l'ha messa dentro. Fondo, sono 6 minuti da ora. Clamoroso 7-6, partita riaperta, veramente incredibile. Guarino, Mannala, Tavassi. La cocciera di merda, andi a sbagliare. Palla verso Guarino. Prova dentro. Manna la calcia. È un assedio ora. È iniziata la carica dei Red Bulls. Tutti dentro. Occhio dentro, colpo di testa a rinviare. C'è ancora la rimessa per Lanna. Dentro, tutti che saltano, Cuffaro. Ancora Manna la. Prova il sinistro, calcio d'angolo. E allora Lanna dentro, colpo di testa, palla fuori. È una palla alta, Guarino la mette giù, arriva anche Minucci, va giù, punizione. Questo è il cosiddetto sandwich. Ripeti, butti. Sai perché Lanna non è venuto l'altra volta? No. Perché Lanna ha peso. Abbiamo appena sentito Mariano Buttino e le sue fantastiche battute. Sarà un po' forte, eh? Sarà un po' forte. Lanna, dove sta? Lanna, hai sentita? Dopo, Maria. Prova! Attenzione, la rimane lì. Il rinvio di Cicere. Assedio Red Bulls. Carica a cercare il pareggio. Sarebbe clamoroso dopo il 7-3 parziale. Minieri, salta Lanna. Due volte. Russo mette giù. Minucci. Ancora Mele. Guarino non passa. Minucci, gran numero. Minucci sbaglia il passaggio. Parte Russo, 4 contro 3. Pallone largo, Genovese. Carica il sinistro fuori. Lanna, attenzione, grande occasione. Calcio d'angolo, salva Cirillo. Calcio d'angolo, palla forte dentro a Genovese. Buttino, alza, colpo di testa, Cicerano due volte. E salva il risultato ancora una volta. D'Alessio col destro. Genovese la tiene, sinistro, non trova niente. Errore di Tavassi che poi... Che poi compie un vero e proprio miracolo. Ultimo giro d'orologio, 7-6. PDA sui Red Bulls, che ora tengono il pallone lì, ma non abbastanza. Batte Lanna. Il pallone verso Guarino. Si stende Graniero come può. E allora andrà Buttino con le mani. Palla. Palla nell'aria. Saltano tutti. D'Alessio, bello, pallone verso Russo, che punta l'uomo. Russo, ancora Russo, Genovese, fintato, ancora Russo che fa il giro, calcio d'angolo. D'Alessio, destro, chiude, 8-6, sipario, e finisce così. I PDA collezionano il nono punto e crisi Red Bulls.